Al festival La Toscana delle Donne si raccontano storie di coraggio, di donne che hanno superato ostacoli e soprattutto i propri limiti. Un confronto tra esperienze diverse che sono diventate di ispirazione per tante persone. Cristina Manetti, capogabinetto del presidente Gianni e ideatrice dell'iniziativa, ha riunito alcune protagoniste in un dialogo franco e aperto. Tra di loro anche Rose Savage, vogatrice e prima donna a remare in solitaria attraverso gli oceani. Prima pensavo che dovevi essere forte per essere, aver coraggio di fare qualcosa. Ho imparato che bisogna a volte basta fare e troverai il coraggio man mano. Sicuramente non ero molto coraggiosa nel mio primo avventura nell'oceano, ero terrificata. Tante volte se avessi potuto prendere l'autobus e andare a casa l'avrei fatto, ma non potevo, allora dovevo andare avanti e sono arrivata dall'altra parte dell'oceano e dopo guardando indietro mi sono detto wow, ho fatto qualcosa di importante. Abbiamo bisogno anche di queste storie che in qualche maniera ci ispirino e siano un po' una fonte di coraggio per noi. Spesso siamo portate ad affrontare tante prove, proprio le donne, parliamo di questo in questa settimana, e vedere una donna così spinta da delle motivazioni forti e personali che ha affrontato diciamo le difficoltà, ha trovato un coraggio per superarle, ecco, penso sia davvero una bella fonte di ispirazione. Collegata dagli Stati Uniti, Julia Butterfly Hill, ambientalista e scrittrice che ha vissuto 738 giorni su una sequoia per impedire che fossero abbattuti molti chilometri di foresta, e ci è riuscita. Possiamo fare la differenza positiva attraverso le nostre azioni, ha detto Julia. Presente nella sala esposizioni della sede della Giunta regionale a Firenze anche Chiara Pandolfi, fisioterapista, allieva non vedente della scuola Caniguida, che ha trovato nella sua Carol una compagna di vita. E poi Barbara Leporini, ricercatrice CNR, ipovedente, che lavora da sempre per garantire l'autonomia alle persone con disabilità. Suo ad esempio l'occhiale aptico per non vedenti, pensato per guidare una persona con disabilità visiva fornendo informazioni sull'ambiente circostante. Mi sono occupata di accessibilità e usabilità proprio perché intanto l'avevo sulla mia pelle innanzitutto, e poi appunto ho cercato di conciliare, diciamo, le competenze con i bisogni e le esigenze, perché il poter vivere in prima persona sicuramente dà la possibilità di avere una marcia in più per avvicinarsi, diciamo, tra il mondo della ricerca, il mondo, diciamo, scientifico e quello poi degli utenti reali. Al termine dell'incontro Cristina Manetti ha premiato le donne consegnando la riproduzione di Umanità, la scultura di Sauro Cavallini, simbolo della Toscana delle Donne 2023.